Amici, buongiorno, siamo tornati per un'altra ricettina veloce veloce, tutta per voi. Oggi facciamo un primetto, quindi se non sapete cosa fare, veloce veloce vi diamo gli ingredienti per preparare qualcosa di davvero buono. Esatto, allora oggi faremo dei classici tortellini. Simone, ora non ti presento più perché ti conoscono tutti ormai. Esatto. Sì, noi abbiamo l'azienda a San Benedetto, facciamo pasta all'uovo e gastronomia fresca ogni giorno. E questi sono i nostri tortellini. E oggi li faremo con prosciutto cotto, funghi e panna. Abbiamo già messo l'acqua a bollire per motivi tecnici, ovviamente. Esatto, andiamo subito in padella, quindi accendiamo la padella. Ci dedichiamo ora al nostro sughetto. Ci mettiamo un po' di olio. Nel frattempo io ti lascio giocare con la cipolla che deve soffriggere. Mentre io taglio i funghi, gli dai qualche giretto. No, lo sapevi già che io non mi occupo della cipolla, questo non lo posso fare, posso tagliare i funghi se vuoi. No, allora andiamo così, la cipolla la lasciamo dorare da sola, incustodita. Perché poi mi fa piangere la cipolla, gli amici a casa non penso che vogliono vedermi, capito, così. No, non è carino, non è carino sopra i tortellini. Andiamo qua, intanto tagliamo i funghi allora, mentre la cipolla va, tanto l'odore ci avverte se la cipolla passa un po', quindi tagliamo questi funghi. Ma il sale l'abbiamo messo nell'acqua? Il sale l'ho già messo nell'acqua. Quindi questi funghetti li prepariamo, li tagliamo belli, diciamo, erti, spessi? Sì, voglio che il fungo si senta un po' alla fine. Quindi gli possiamo dare anche un altro taglio, però non tantissimo. Nel frattempo andiamo un po' così. A muovere la nostra cipolla, possiamo anche aumentare un po' la fiamma o la potenza del fuoco. Quindi la facciamo rosolare la nostra cipolla? Sì, deve essere bella rosolata, poi mettiamo subito dentro i funghi, che come tutte le nostre ricette abbiamo poco tempo, dobbiamo correre e quindi devono essere tutte belle veloci. Andiamo qua, mettiamo subito dentro i funghi, vai, boom. Vai con i funghi e questo qua. Li facciamo appassire un po', il fungo tira più velocemente là fuori l'acqua se ci aggiungiamo un po' di sale. Ah. Quindi ci mettiamo subito un pizzichetto di sale. Come si sente già dall'odore, il fungo inizia a perdere un po' la sua acqua, quindi a profumare un po' il nostro ambiente. Andiamo un po' a muovere qua. Nel frattempo abbiamo già aperto la nostra panna e tagliato a cubetti il prosciutto, così da sempre da velocizzarsi col lavoro. Questa ricettina quando l'hai creata? Questa è un classico dei classici, quindi tortellini. È un senza tempo, dici, la conoscono un po' tutti, ma se magari c'è qualcuno che non la conosce, noi... Esatto, certo, ovviamente con i tortellini giusti e adatti tutto quanto certo, è più buono. Serve. Gli ingredienti servono buoni, chiaramente. Sempre. Sempre, sempre. È fondamentale, contano tanto. Sì. Andiamo qua, come il fungo inizia un po' ad appassire. Tra un po' gli amici a casa non ci vedono più. Con tutto questo odore, sfrigolio qua. Andiamo un po' a saltare ancora i funghi. A questo punto, a fungo già appassito, inseriamo la panna. Andiamo giù. Ah, quindi la mettiamo durante la cottura? Sì, andiamo giù con la panna. E il prosciutto cotto? Lo mettiamo alla fine perché appunto il prosciutto è già cotto e non ha bisogno di ulteriori cotture. Come la panna inizia a fare un po' di bolle, buttiamo subito dentro i tortellini. Quindi ci abbiamo messo in totale 2 minuti, nemmeno. 2-3 minuti al massimo. Ma vogliamo buttare invece la pasta nell'acqua? Andiamo subito. La panna ha iniziato a fare le bollicine e andiamo. Poi che cosa, come ci accorgiamo che sono pronti? Quando tornano su? Esatto, da quando vengono a galla i tortellini necessitano di 1 minuto e mezzo, 2. Perché è pasta fresca appunto, non è secca e non ha bisogno di tutte quei tempi di cottura. Questo ho messo un bel po' di tortellini, tanto qua ne siamo in tanti, mangiamo tutto, vai, tutto dentro. Andiamo tutto, qua la fame avanza. Andiamo dentro, non si spreca niente. Intanto prendo il piatto per bello, il nostro piatto. Assaggio, questo bello bello. Lo poggiamo qui. A questo punto i tortellini sono in acqua, iniziano già a salire, guarda qua. Quindi da qui abbiamo 2 minuti che mettiamo il prosciutto dentro, così si insaporisce bene con il nostro sugo. Nel caso in cui la panna si asciuga, ci siamo dimenticati un attimo di guardare la panna,
possiamo mettere il latte. No, un po' di acqua di cottura. Quindi andiamo sempre qua, rubiamo un po' di acqua ai tortellini e la buttiamo qua. Così che si riscioglierà tutto di nuovo. Questo è un piccolo, bravissimo, una piccola suggerimento. A questo punto sono passati 2 minuti, i nostri tortellini sono quasi pronti e andiamo a metterli in padella. A questo punto i tortellini sono pronti e andiamo a toglierli, prima a spegnere il fuoco o ad abbassare il fuoco qua. Ok, li mettiamo sul nostro sugo. Se ci finisce un po' di acqua non c'è problema, tanto il nostro sugo ci piace bello cremoso. Andiamo qua, li uniamo, guarda che spettacolo, già così, guarda che spettacolo, sono spettacolari. A questo punto aspettiamo 1 minuto che la panna un po' si rapprendi con il tortellino e andiamo subito in piatto. Ci mettiamo un po' di parmigiano sopra, questo è per eccellenza. Questo è il tuo piatto preferito, lo so. Il mio piatto preferito, è spettacolare. Andiamo qua, guarda che bello. Andiamo subito in piatto. Davvero buoni. Spettacolari. Sono davvero fantastici, buoni. Poi anche il ripieno, davvero fantastico. Consiglio a tutti di rifare questa ricetta buonissima, complimenti. Provatela.